Non ho parole. Non ci sono parole. Hanno rotto un bell'uovo di Pasqua. Hanno ammazzato mia figlia a 17 anni sotto la casa. Non solo che è morto mio fratello con le tre figlie a Ischia sotto la montagna. Mia figlia ha subito la morte di mio fratello e le tre cugine. Ha subito un terremoto del 2017. Adesso sta subendo la sua casa che gliel'hanno abbattuta a Pasqua. Hanno rotto l'uovo di Pasqua. Il dottor Gaudioso, l'architetto, il giudice Cilenti. E che dire, del Deo, è il primo, la monaca, come si chiama? Sono loro i responsabili, lo dico con tutto il cuore. Hanno ammazzato una famiglia di tre persone. Ecco qua le mie mani, queste sono le mie mani. Non metto 4.000 e 5.000 euro al mese in tasca. Faccio la cameriera in un albergo. Onestamente, non ho mai ammazzato, non abbiamo mai rubato, mai. Ecco qua, del Deo, queste sono le mie mani e continueranno a lavorare in un albergo, sempre. Mi rifarò. Quelle che avete appena ascoltato sono le parole strazianti di Filomena. Vicino a lei il marito Domenico Desiano. Il dolore è evidente, non hanno più nulla da perdere e gridano all'ingiustizia senza timore alcuno. Un dolore acuito dall'ordine degli esecutori di vandalizzare l'abitazione, così come ha testimoniato la sorella di Filomena. Hanno rotto il bagno con una tale crudeltà perché il giudice così ha detto. Si doveva fare atto di vandalismo davanti a loro. Non hanno avuto nemmeno quella clemenza di mandarli fuori. Davanti a loro hanno rotto. La signora Filomena sta dentro. La signora Filomena è stata buttata fuori, come siete stati buttati anche voi fuori. E non è giusto, perché in un momento come questo la stampa dovrebbe partecipare. Perché nei periodi di guerra la stampa partecipa sempre. Tutto è iniziato nella tarda mattinata, erano le 13 quando è arrivato l'esito del tampone a cui nella giornata di giovedì è stata sottoposta per la seconda volta la signora Filomena. È stata confermata la negatività al Covid-19, era già tutto pronto dall'inutile dispiegamento di forze dell'ordine alla ditta incaricata dell'esecuzione della demolizione, passando per la presenza dei dirigenti della procura, compreso il direttore dei lavori, il dottor Gaudioso. Sono state immediatamente staccate le forniture di acqua e luce ed è stato dato l'ordine di vandalizzare l'interno dell'abitazione, così da renderla invivibile in attesa dell'arrivo della ruspa, previsto nei prossimi giorni. A nulla sono valse le istanze del signor Desiano e dei suoi legali, presentate alla Corte d'Appello, a cui si chiedeva la sospensione dell'abbattimento, anche in virtù delle parole del ministro Cartabia, che demandava alla Procura la possibilità di valutare caso per caso la sospensione degli abbattimenti almeno fino al termine dell'emergenza e comunque nei casi di necessità sociale. Non solo, il signor Desiano ha chiesto di poter procedere con l'autodemolizione ed evitare il bagno di sangue economico a cui lo ha condannato la somma di 100.000 euro stimata per radere al suolo l'immobile. Anche questo gli è stato negato senza alcuna motivazione. La ditta allora ha preso possesso del terreno e dell'abitazione ed ha istituito l'area di cantiere. Nei prossimi giorni si materializzerà la demolizione. Il direttore dei lavori, il dottor Gaudioso, lasciando via Calosirto, non ha voluto rispondere alle nostre domande e non ha voluto spiegarci come si è arrivati ad un preventivo di 100.000 euro rispetto ai poco più dei 20.000 che sarebbero bastati nel caso di un'autodemolizione. Dottor Gaudioso, le potevamo rivolgere qualche domanda sul perché si sta operando in questo modo? Se ci può dare aggiornamenti dal vostro punto di vista? Certo. Non ritiene eccessivo il preventivo fatto dalla vostra direzione? Sono tanti 20.000 euro, Gaudioso.
E dunque oggi, 26 marzo, ha avuto inizio l'ennesima azione di forza dello Stato che in nome della legge mette una famiglia in strada in piena pandemia. Sono sospesi gli sfratti, sono chiuse le scuole e le attività economiche, ma il business degli abbattimenti non può fermarsi, rigorosamente a danno dei cittadini comuni che magari hanno costruito una casetta per se stessi o per i propri figli in una zona che non evidenzia né rischi sismici né idrogeologici, né tantomeno si deturpa l'ambiente. In quella zona, a via Calosirto, ci sono centinaia di abitazioni simili. Continuano, su tutta l'isola, a restare in piedi le ville, le camere di albergo e gli abusi veri, quelli che danneggiano la comunità e l'ambiente e non quelli che servono, magari, ad assicurare il tetto a qualche famiglia. La politica continua a restare in silenzio e a non voler dare risposte e soprattutto demanda con grande vigliaccheria alla procura la libertà di scegliere, senza alcun criterio, da dove cominciare. Lo Stato forte con i deboli e debole con i forti, che caccia persino la stampa, forse perché ha vergogna nel mostrare l'ingiustificato accanimento nei confronti della povera gente. Noi dobbiamo uscire fuori al viale, cortesemente, fuori al viale, attenzione alla macchina, fate passare.